questo parere, penso che molte persone, ma soprattutto negli ultimi anni dopo la liberalizzazione, mi siano un po' improvvisate, quindi non hanno investito perché magari avevano i soldi appunto della nonna. E apriamoci un bar, apriamoci tanto, cosa ci vuole, schiaccio un bottone, faccio un caffè e quindi è facilissimo, no? Poi ci troviamo appunto di fronte a situazioni così, quindi magari dopo appunto dopo 6 mesi, un anno si chiude, o dopo insomma, la qualità di quello del servizio è quello che è, perché insomma ci si improvvisa così, osti. Quindi secondo me sì, non c'è, come diceva Cenerone, non c'è più molto da inventare, cioè insomma bisogna cercare di offrire il più possibile comunque la qualità, di non scendere mai secondo me, perché altrimenti per uniformizzarsi nel mercato non bisognerebbe mai scendere di qualità, perché altrimenti non so quanto tenga questo gioco. Bisogna offrire qualcosa in più. Certo, non è facile perché è un momento di crisi, lo sentiamo tutti, ma io penso che anche soprattutto in questo momento di crisi, avendo 1 euro in tasca, si preferisce andare in quel bar, perché in quel bar magari lavora in un certo modo, quel caffè è buono, piuttosto che andare da... Cioè, io penso così, penso che anche questo nuovo modo nostro di offrire l'aperitivo, no? Sia proprio per quello, per curare un attimino di più il cliente, per cercare di offrire un servizio diverso che insomma può dare altre possibilità, no? di passare una serata diversa, di avvicinarsi a un momento di relax in maniera diversa. Grazie. Vabbè, questo consumatore sostanzialmente che è imbastardito, come dici tu Moreno, o comunque è questo, come dire, operatore che si è diffuso in maniera, cioè, non lascia adito ad altro sostanzialmente. Voglio dire, voi, dottor Cesarini Sforza, come industria, di fronte a uno scenario di questo tipo, cioè consumatore, tutto sommato, ci dicono i nostri colleghi, che ricerca, cioè è contento se trova il banco pieno di roba e magari a poco prezzo. Dall'altro però ci dicono che il consumatore è più preparato, è più interessato, eccetera. Dall'altro abbiamo una pletora di operatori, alcuni che sono, come dire, delle eccellenze, che sono dei vertici, altri che si adeguano al basso consumo. Per voi come produttore di vino, dove sta la quadra? No, la cosa è molto complessa per un'azienda, perché purtroppo l'azienda non è in grado di modificare in maniera così netta questo scenario. Lo capisco, lo comprendo molto bene, perché io, diciamo, mi allineo perfettamente a quello che ha detto Cedroni e anche la signora che chiedo scusa, non mi ricordo il nome. E quindi capisco perfettamente, noi come azienda siamo un'azienda di qualità e quindi ci posizioniamo nella fascia premium del mercato. E quindi tendenzialmente cerchiamo di fare un'offerta con i nostri prodotti che dialoghi in maniera estremamente chiara con quel mercato che vuole proporre qualità e che dà un servizio al consumatore. È altrettanto vero che oggi col turnover che c'è delle licenze per 1500 motivi, spesso e volentieri ci troviamo di fronte con delle persone con cui è molto difficile dialogare, perché bene o male hanno una visione del mercato puramente utilitaristico e non, voglio dire, quali quantistico, non so come dire. Allora, quello che noi stiamo cercando di fare, per esempio, è creare un team estremamente professionale. Nel nostro piccolo, cosa che nel mondo del vino penso che pochi facciano, noi facciamo fare dei training molto forti ai nostri uomini che escono, parlo del team dedicato, in maniera che sappia parlare con il nostro interlocutore, non solamente 10 minuti sul vino, dove viene, qual è la resa per ettaro e quali sono le caratteristiche organolettiche e gli abbinamenti, perché queste sono cose che il nostro interlocutore se le sente dire 20 volte al giorno da 10.000 rappresentanti che passano, e rischiamo poi di essere veramente i soliti che vanno a raccontare la solita rana alla fava. Ma dobbiamo in qualche modo incominciare a interloquire in maniera molto più ampia, cioè parlare anche di settori merceologici diversi, conto economici di un locale, addirittura a dirgli guarda che se fai questa cosa avrai questo beneficio, guarda che se fai quest'altra hai questo beneficio, cercare di entrare quindi in un'area di istruzione,
di training, in maniera tale che le persone molto evolute, che hanno 20 anni, 30 anni di ovviamente di esperienza sul mercato, probabilmente saranno meno interessati a sentirle, ma cercare di dare anche un contributo a quelli che magari non sono così qualificati. Il caffè si beve buono ovunque, più o meno, però c'è un motivo per cui il consumatore poi sceglie un cliente, un bar piuttosto che un altro. E questo va in qualche modo ricercato, probabilmente ci saranno anche una signorina più simpatica, probabilmente c'è un arredamento più innovativo, probabilmente ci sarà un'offerta più interessante, ci sono tanti fattori. Noi secondo me abbiamo il compito di studiare una proposta corretta in termini ovviamente vitivinicola, ma abbiamo anche oggi sempre di più la necessità di dare un contributo che va oltre, per cercare di portare cultura laddove purtroppo per N motivi non è sempre possibile trovarla. È una bella sfida però questa, di portare cultura in un settore. Ma è una sfida molto complessa, molto costosa. Noi oggi riceviamo, presumo come tutti, tutti i giorni quando si parla di crisi, l'unica cosa che ti sanno chiedere i clienti sono gli sconti. Noi non cediamo una virgola sugli sconti e creiamo invece cultura, perché pensiamo che in questo modo possiamo dare un contributo forte. Questo a scapito anche certe volte dei numeri che non ci danno ragione. Ma che tipo di risposta avete da parte dei vostri clienti? È una risposta molto... Dal proprietario dell'azienda certe volte non abbiamo proprio una bella risposta, perché quando vede che i numeri iniziano a calare non fa i salti di gioia, ma dal nostro diciamo target vediamo che incominciamo a essere presi in considerazione, perché non ci vedono puramente come un'entità che vuole vendere il proprio vino in maniera, se vuole, puramente utilitaristica, ma che cerca in qualche modo di dare un contributo in un momento difficile e cercare di dare delle idee, dei progetti, che porta in qualche modo le proprie esperienze, perché avendo una visione comunque nazionale ed internazionale possiamo in qualche modo comunicare tanta esperienza che magari una persona a Bari non sa quello che succede a Milano e via dicendo. E quindi alla fine quando ti vede, capisce che tu in fin dei conti sei come un consulente, tra virgolette, non più un venditore, ma un consulente, a questo punto cominci veramente a legare in maniera forte col cliente. È chiaro che è un passaggio ovviamente faticoso e lento, però si vedono dei segnali positivi. Grazie. Cucchi, lei prima aveva anticipato un argomento che mi sembra sia interessante, che è quello della opportunità della diffusione del vino come bevanda nell'aperitivo, come bere consapevole sostanzialmente, contro l'alcol. Che tipo di suggerimenti può dare lei? Sentivo prima questa differenza fra e questo abbassamento di qualità ad opera di operatori che si sono inseriti nel mercato probabilmente senza nessun tipo di formazione, ritenendo la gestione dei bar come una facilitazione ad una facile rendita. Oggi purtroppo le difficoltà sono notevoli, sono molteplici e sono sicuramente articolate. Penso che la formazione non risolverà indubbiamente il problema della gestione, però mette in condizione almeno di conoscere quelli che possono e potrebbero essere le capacità e tantomeno il modo con cui si possa operare. Io parlavo prima di cultura, infatti nei nostri percorsi formativi, nella nostra didattica, l'aspetto direi importante è proprio quello di costituire in modo consapevole quella che è la conoscenza, la capacità della ricerca, dell'approfondimento, soprattutto per i prodotti che vengono utilizzati. E anche una facilità poi che viene nella comunicazione alla clientela, quindi cercare, perché poi se noi andiamo ad analizzare, noi operiamo su tutto il territorio italiano, se poi noi andiamo ad analizzare quelli che sono i fruitori di questo aperitivo, non sono solo i giovani, ci sono tanti giovani che ovviamente operano e frequentano soprattutto alcuni locali e hanno la percezione del gusto, del piacere differenziato fra le persone più mature. I giovani operano 25-28 anni, ma dai 30 fino ai 65-70 anni c'è tutta una clientela che possa essere
resa sollecitata alla frequentazione dei locali, e quindi differenziare anche sotto questo aspetto la offerta. Quindi se è un'offerta sicuramente più facilitata, più addolcita, sicuramente resa più godibile, senza nessun tipo di analisi per i giovani, indubbiamente quando dobbiamo parlare con dei fruitori più maturi, che hanno esperienze e una percezione del piacere differenziata, indubbiamente dobbiamo elaborare altre tipo di offerta. Quindi il vino, noi nelle nostre elaborazioni che facciamo, il vino viene sicuramente adoperato per i giovani con frutta, quindi gli sparkling wine cocktail, quelle preparazioni che vedono nel Bellini quell'aspetto primario, quindi frutta e spumante, sicuramente strutturato con una presenza magari alcolica o di un distillato o di un liquore per renderlo sicuramente più appetibile, perché indubbiamente vanno alla ricerca di qualcosa di alcolicità. Quindi in questo caso possiamo spaziare non solo nella stagionalità e quindi pescare tutta la frutta che possa essere utilizzata e quindi diluita e quindi preparata. E indubbiamente poi il vino utilizzato per esempio nelle sangrie, tutta quella preparazione, soprattutto nei momenti in cui si può allungare e insaporire con la frutta che viene utilizzata a pezzettoni, e quindi diventa sicuramente un fatto, soprattutto se si usano dei vini bianchi, anche appetibile dal punto di vista cromatico. E poi chiaramente il vino, come dicevo prima, nella diluizione anche di bevande, direi, internazionali. Perché non usare del vino al posto del vermo? Perché non usare del vino indubbiamente per allungare bevande che prese nella loro integrità hanno una struttura alcolica decisamente importante? Questo sicuramente per il mondo giovanile, chiaramente che ha una facilità perché non ha magari maturato un percorso sensoriale più articolato e specifico. Nelle invece persone, e qui lo chiamerei più pre-dinner, lo chiamerei proprio una bevanda legata al prima di andare a cena, perché forse è meno legata alla socializzazione, legata invece ad una ricerca della consapevolezza di un piacere che è legato a qualcosa di degustare, prima di legato alla degustazione prima dell'andare a cena, quindi non è tanto interessata ad una offerta di altre dagli appetizer o altre preparazioni, come si diceva prima, che possono essere abbondanti o possono essere meno, ma qualcosa di più strutturalmente legato alla qualità. Quindi ha una percezione sicuramente più matura, ha una percezione sicuramente più fondata a delle identificazioni ben precise nelle bevande che va poi a consumare. Quindi bevande più secche, bevande più amaricate, bevande sicuramente con una struttura alcolica adeguata e indubbiamente con una tecnica di preparazione adeguata. Non c'è quella presenza così elevata di numero di persone che ci possano essere nel mondo giovanile, in questi locali dove c'è, spesse volte mi viene da dire, un versare più che un miscelare, cioè c'è veramente una sovrabbondanza di alcolicità o di elementi alcolici che vengono utilizzati, mentre in una preparazione dove ci sono questi bar più, chiamiamoli, dove si esige anche una preparazione da parte dell'operatore, dove la tecnica di lavoro, dove la capacità empatica di ricerca.